Ora ascoltiamo la voce di Beniamino Gilli in questo 78 giri. Claudio Giombi, cantante lirico, spalla di Pavarotti in tante edizioni della Bohème, oggi maestro di bel canto. Io inizio sempre con i miei allievi dall'ascolto di un disco a 78 giri per capire l'emissione, la tecnica, perché è più pulita che se ne possa pensare la tecnica in questi dischi che in quelli moderni CD. Si sentono meglio i difetti, e che allora ne avevano ben pochi rispetto a quelli di oggi, ma soprattutto si sente la posizione, il brillino della voce. La passione è sempre quella, tanto nei palcoscenici dei teatri più prestigiosi quanto nell'intimità della Scuola Civica di Musica di Milano. Ogni posto è buono per svelare i segreti della voce a chi oggi non sa nemmeno più parlare. Eh sì, e dunque i ragazzi che vengono a studiare, i giovani oggi, non sanno parlare. Questo è un difetto comune. La vocalità oggi dei giovani è molto molto mediocre rispetto a quella che era ai miei tempi quando ho iniziato. Questo è dovuto forse, immagino, suppongo, allo stress della vita di oggi. Quindi oggi prevalentemente abbiamo dei depressi, quindi le corde vocali sono, i muscoli non tengono, parlano così, parlano nell'ottava, le ragazze soprattutto parlano nell'ottava sotto, cioè nell'ottava dell'uomo, quindi non hanno più la posizione del falsetto. Quindi per insegnare a loro questa posizione ci vuole un anno soltanto per insegnare loro come si parla. E quindi dopo, quando uno impara e sa parlare nel modo corretto, e questo difficilmente una ragazza o un ragazzo accettano di cambiare il loro modo di parlare, perché fa parte ormai del proprio carattere, del proprio modo di essere. Quindi già accettare la trasformazione della propria vocalità è già un grosso shock. Dall'alto cielo fulmina Giove, l'arcer di Delo salte piove, ma lo straldoro sorni dall'oro che di possanza ogni altro avanza, che di possanza ogni altro avanza. Ecco, possanza, non è possanza, tu facevi possanza, che cosa vuol dire possanza? Possenza, che di possanza ogni altro avanza, che di possanza il buon Giove ogni altro avanza. Lo so, dici tu, lo so che cosa è Giove, che cosa fa con le sue saette. Canto lirico è bel canto, cioè di avere la bella voce e di sentirsi bella interioramente. Sì, avere armonia, tutto. Penso che è questo, perché cambiando la voce, cioè da queste lezioni che stiamo facendo, non si cambia solo la voce, si cambia la sua personalità. E per questo è molto interessante, perché è strumento che è legato a noi, che è dentro di noi. Ecco, il cambio della voce e accettare soprattutto questo cambio della voce significa innanzitutto riandare all'infanzia. Riandare all'infanzia è quando abbiamo cominciato ad avere i primi blocchi psicologici, le prime paure, le prime ansie. Se noi guardiamo un bambino oggi, solitamente il bambino quando piange e strilla per delle ore si gonfia,
gonfia il petto, respira bene, può urlare delle ore, non perde mai la vocalità, perché respira bene, in modo corretto, tutti i muscoli funzionano. Verso i 5-6 anni, nei bambini, ho notato, oggi c'è una tendenza a perdere questa elasticità respiratoria, diaframmatica, e cominciano a irrigidirsi, lei sa che le prime paure, che cosa succede? Noda la gola, si stringe la gola e la respirazione comincia a diventare affannosa e alta. Ecco, il canto rismuove questi blocchi, perché per cantare bisogna ritrovare la propria vera vocalità. Talvolta mi sembra che mi sfuga, perché io sono piccola, sono minuta, e la mia voce invece, a detta di tutti i miei insegnanti, è molto, ha delle potenzialità di sviluppo che portano a una voce scura, piena. Ti aspetteresti una persona imponente. E invece poi sono io, mi capita spesso di cantare in una stanza, poi entra qualcuno e mi dice: ma chi era che cantava? Per cui è un gioco, per me la mia voce e io fisicamente è un gioco. La mia voce e io come personalità siamo la stessa cosa. Voce vuol disinvoltura, non più smanie né paura, di coraggio tempo adesso, perché sono si vedrò. La musica per me è un ottimo strumento di lavoro su me stessa, proprio perché mi ha aiutato a, diciamo, varcare quella che è la soglia di un mio problema, che è la timidezza, e quindi mi ha aiutato ad acquisire una certa sicurezza in me stessa, proprio una certa fiducia in me stessa, tramite le soddisfazioni ovviamente che si ricava da questo lavoro. Tutti la chiedono, tutti la bramano, tutti la chiedono, tutti la bramano. Dove femmina felicità, sì 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 sì, dove femmina felicità, sì, dove femmina felicità. Cantare è meraviglioso, perché io penso che gli scienziati dovrebbero fare delle ricerche accurate in questo campo, vedere l'adrenalina che c'è nel cantante quando ha finito una recita, e quindi questo stato meraviglioso, euforico, se la recita è andata bene, chiaramente, ma anche se è andata male, comunque c'è sempre questa, alla fine della recita, questa, questo entusiasmo, questa vibrazione che ti ha sollecitato per due ore, la testa e quindi tutte le ghiandole, l'ipofisi, eccetera, e che quindi ti hanno messo in uno stato di eccitazione. Perché batte, batte, batte qui, che mai balza, balza, balza lì, perché batte, batte, batte qui. Guardatevi, 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 guardala negli occhi, guardatevi, non la parte.